L'antica Roma, una delle più grandi superpotenze della storia. La sua eredità continua a plasmare le nostre vite. Per quasi 1000 anni, i Romani hanno dominato il mondo conosciuto. Il loro fu un impero straordinario che inaugurò un periodo di prosperità e stabilità senza precedenti, ma che fu anche segnato dalla violenza e dall'oppressione. L'irresistibile ascesa di Roma non fu qualcosa di inevitabile. La sua storia epica fu spesso decisa da alcuni singoli episodi cruciali. In questa serie analizzerò 8 giorni chiave che, secondo me, aiutano a capire lo strepitoso successo di questa civiltà. Per comprendere pienamente la portata di questi 8 giorni, viaggerò attraverso il mondo romano. Sono incredibilmente fortunata a poter accedere a questo sito archeologico. Esaminerò reperti straordinari. Quando scoprite cose del genere, che idea vi fate dei romani che vennero qui all'epoca? Riteniamo che commisero un genocidio. E indagherò su quanto fosse complesso essere un cittadino romano. Questo è il giorno in cui un generale romano, Publio Cornelio Scipione, detto l'Africano, si è scontrato con il leggendario Annibale e il potente impero cartaginese. In una battaglia che avrebbe stabilito se Roma aveva davvero la forza per dominare il mondo antico. All'attacco! Il 19 ottobre del 202 a.C., il futuro di 2 grandi civiltà venne deciso negli inesorabili deserti del Nord Africa, in una località chiamata Zama. Per me, questo è stato un giorno importantissimo nella storia del mondo antico. Uno scontro all'ultimo sangue tra la potenza egemone di Cartagine e la nuova arrivata, Roma. Cinquecento anni prima di questa battaglia titanica, Roma non era altro che uno dei tanti modesti insediamenti sul bacino del Mediterraneo. Parliamo di un gruppetto di capanne di legno intorno al Tevere, protette da questi colli circostanti. Ma sembrava esserci qualcosa di speciale nel DNA dei romani, qualcosa che li portò a primeggiare su tutti. Un'ambizione sfrenata e un gusto per la battaglia che spinsero Roma fino al giorno in cui avrebbe affrontato l'esercito cartaginese di Annibale a Zama. E i romani raccontavano a se stessi che questo spirito guerriero era presente fin dalla nascita della città. Secondo la tradizione mitologica, infatti, i fondatori di Roma, Romolo e Remo, erano i veri figli di Marte, il dio della guerra. E si diceva che quando Romolo uccise ignobilmente il proprio fratello per regnare da solo, segnò indelebilmente il carattere di Roma. Impulsivo, sanguinario, spietato fin dalle origini. Persino rispetto agli standard antichi, i romani erano tra coloro che idolatravano maggiormente la violenza, l'aggressività e l'ambizione. Sembra che questo piccolo stato fosse strenuamente e inflessibilmente determinato a lasciare il suo segno nel mondo. Duemilacinquecento anni fa, Roma occupava una piccola porzione della città odierna, appena 10 chilometri quadrati densamente urbanizzati e con una popolazione di circa 60.000 abitanti. Ma si trovava in una posizione privilegiata. Il Tevere garantiva la possibilità di avere scambi con il resto del mondo. All'epoca Roma era una repubblica. Una res publica, un luogo dove il popolo si riuniva per occuparsi letteralmente delle cose pubbliche. Era un'intelligentissima filosofia politica, perché tutti i cittadini erano consci che lo Stato aveva a cuore i loro interessi, poiché tutti erano coinvolti. Pertanto, ogni cittadino romano aveva un interesse personale a far sì che Roma non solo sopravvivesse, ma prosperasse. Nel VI secolo a.C. Roma si espanse nell'Italia centrale, nel Latium Vetus, dove il latino era la lingua comune.
La città di Gabi, 18 chilometri a est, fu una delle prime ad essere assorbite nel progetto romano. Qui, nel sito dell'antica Gabi, nuovi scavi stanno rivelando esattamente in che modo Roma assimilava le popolazioni vicine, trasformando degli stranieri in alleati romani. Li minacciava, ma prometteva anche protezione e prosperità. Nicola Terrenato è il direttore di questo importante scavo archeologico. Questi resti cosa ci dicono dei rapporti di una città come Gabi con Roma? Questa città era molto vicina a Roma e quindi costituì una sorta di banco di prova. Notiamo che subito dopo aver concluso l'alleanza con Roma avviene una positiva evoluzione. Vengono edificati grandi templi, le case nobiliari diventano più ampie e più sontuose, vengono costruite strade basolate. Qui ci troviamo proprio al crocevia di strade che collegavano l'antica Gabi con Roma e che l'esercito romano proteggeva rendendo più agevole viaggiare. C'era una strategia ben precisa da parte dei romani nell'assimilare città come questa, offrendo protezione in cambio di uomini che poi avrebbero combattuto per Roma? Sicuramente sì, era un modo conveniente per espandersi, ma erano anche capaci di essere spietati e se una città si opponeva all'espansione di Roma, l'attaccavano, l'assediavano, la saccheggiavano e in casi eccezionali la radevano al suolo. Perciò usavano il bastone e la carota. Stando qui si può quasi sentire la determinazione di Roma nel perseguire la sua politica. In questo posto i romani impararono a fare quello che poi avrebbero fatto in tutto il Mediterraneo. Questo fu un laboratorio di ciò che avrebbero ripetuto con centinaia di altre comunità urbane nel bacino del Mediterraneo, ma è qui che cominciarono. 250 anni dopo la conquista di Gabi, gran parte dell'Italia era sotto il controllo romano. Di fatto istituì una vasta rete di protezione. Ormai l'unico ostacolo che si opponeva all'insaziabile ambizione di Roma era Cartagine. Cartagine aveva quello che a Roma mancava, un glorioso impero. Con una rete di traffici e colonie che si estendeva dall'odierno Libano a Oriente fino a Liberia a Occidente, era una raffinata superpotenza del Mediterraneo. Queste due civiltà erano destinate a scontrarsi. Cartagine, la forza che dominava il mondo antico, contro Roma, la nuova potenza emergente. Le pianure dell'Europa e del Nord Africa sarebbero diventate giganteschi campi di battaglia, dove un uomo si sarebbe fatto avanti per contrastare l'ambizione smisurata di Roma. Il suo nome era Annibale Barca, il leggendario generale cartaginese che minacciava di essere la nemesi di Roma. Nel 218 a.C., Annibale lanciò una delle più famose e ardite campagne militari della storia. Alla testa di un immenso esercito multietnico, marciò dall'odierna Spagna con 38 elefanti, valicò le gelide Alpi ed entrò in Italia. Spingendosi a sud, Annibale riportò una vittoria dietro l'altra. Roma era sull'orlo della catastrofe. Mike Lodes è un esperto di storia militare antica. Annibale doveva essere un uomo eccezionale. Il generale Annibale Barca è una vera leggenda perché era un genio, sia strategico che tattico. Guidava un esercito poliglotta. Aveva i numidi del Nord Africa, aveva i libi fenici sempre del Nord Africa, aveva soldati iberici catturati durante le campagne in Spagna e pare che parlasse a tutta questa gente nella loro lingua. Era un generale amato dai suoi soldati e la prova più grande del suo carisma è che quegli uomini lo seguirono volontariamente in quella grandiosa e pericolosa avventura. Roma stava lottando disperatamente contro Annibale e il suo esercito, che imperversavano in tutta la penisola. Poi, nell'agosto del 216 a.C., a Canne, nell'Italia meridionale, venne radunato un enorme esercito romano, il contingente più grande mai messo in campo. Era forte di 80.000 uomini, il doppio di quelli di Annibale, e i generali romani erano assolutamente certi della vittoria. Ma quello che accadde in seguito sarebbe passato alla storia come uno dei momenti più bui di Roma.
oltre 40.000 uomini, più della metà dell'intero contingente romano, furono massacrati. La vittoria di Annibale a Cannae è considerata una delle imprese militari più memorabili di tutti i tempi. È una vista magnifica, generale. Eppure, secondo uno dei più illustri storici di Roma, Tito Livio, dal tremendo bagno di sangue di Cannae emerse un eroe romano. Publio Cornelio Scipione. Scipione sarà l'uomo che affronterà Annibale a Zama e dimostrerà al mondo perché Roma era l'eccezione nata per dominare. Nel 216 a.C., subito dopo la devastante sconfitta di Roma per mano di Annibale, lo storico romano Tito Livio racconta che il giovane ufficiale dell'esercito, Scipione, era in fuga con un commilitone in territorio nemico. Dopo la carneficina di Cannae, il compagno di Scipione era uno dei tanti pronti a disertare dall'esercito romano. Sono stanco di nascondermi nei fossi. Raggiungerò la costa. Vieni con me. Giuro che non abbandonerò mai Roma. Se verrò meno al mio giuramento, possa Giove in persona darmi una morte infamante. Ripetilo! Toglimi la spada dalla gola e lo giurerò. Ripetilo! Giuro che non abbandonerò mai Roma. Se verrò meno al mio giuramento, possa Giove darmi una morte infamante. Il rifiuto di Scipione di abbandonare Roma in questo momento critico. Torniamo a Roma. L'avrebbe fatto entrare nella leggenda. In una guerra che Roma stava perdendo, Scipione si distinse per il suo ardimento. In pratica era nato per incarnare tutte le qualità che i romani apprezzavano, in particolare la virtus. Ebbene, virtus deriva dalla parola vir, che significa uomo. Se possedevi la virtus, eri coraggioso e forte nel difendere Roma e in cambio ti venivano conferite gloria e dignitas, una fama gloriosa e una reputazione onorevole. Queste qualità avrebbero fatto di Scipione un eroe romano esemplare. Ma immediatamente dopo la sconfitta di Cannae, la gloria tanto agognata sembrava molto lontana. Quando la notizia del massacro giunse a Roma, nella città si diffuse un unico sentimento: la paura. Annibale poteva arrivare e assediarla da un momento all'altro. Il panico minacciava di impadronirsi della città. Quasi ogni famiglia aveva perso dei cari e le lamentazioni funebri riempivano le strade. I politici dovevano riprendere il controllo della situazione. All'epoca era il Senato a occuparsi dell'amministrazione della città e nell'emergenza convocò un'assemblea in un edificio che adesso è sepolto sotto quella chiesa. Non sapendo bene cosa fare, il Senato cercò di individuare una guida tra le famiglie nobili romane più in vista.
Quinto Fabio Massimo era un vecchio statista e uno stimato generale che aveva sconsigliato di combattere Annibale a Cannae. Senatore? Egli assunse il controllo della città. Uno dei primi atti di Fabio Massimo fu bandire le lamentazioni delle prefiche dalle strade, nel tentativo di riportare la calma. Di fatto, piangere era vietato, ma non era abbastanza. Lo storico Tito Livio ci dice che cosa accadde in seguito. Si tratta di una misura straordinaria e al giorno d'oggi per noi raccapricciante. Una sacerdotessa appartenente alle Vergini Vestali venne accusata di aver fatto sesso violando il suo voto di castità. Fabio Massimo dichiarò che aveva fatto infuriare gli dei. Per questo Roma era stata punita con la devastante sconfitta di Cannae. Per placarli, ordinò che la Vestale andasse incontro a un orribile destino. Il sacrificio umano. Hai notizie di tuo figlio? No, senatore. Prega gli dei nella loro maestà di farlo vivere. Questo sacrificio è così necessario. Roma non è nulla senza il favore degli dei. Se questa sgualdrina e altre come lei non avessero violato il loro voto, forse oggi tuo figlio sarebbe accanto a te. Fu una condanna a morte rituale, inflitta da un popolo che voleva disperatamente superare il trauma della sconfitta. Quando pensiamo ai romani, non dovremmo solo immaginare donne e uomini come noi con paramenti e toghe. Si trattava di una società molto primitiva e profondamente superstiziosa. C'erano dei e dee, semidei e spiriti dappertutto. Era uno strano miscuglio di raffinatezza straordinaria e talvolta di brutalità e ferocia agghiaccianti. Inoltre Roma era anche una società terribilmente maschilista, dove le fanciulle venivano date in spose all'età di 10 anni e dove nel corso dei rituali nuziali venivano inscenati stupri mitologici. I romani speravano che seppellire una donna viva avrebbe aiutato a purificare lo Stato e l'urbe avrebbe ritrovato fiducia e vigore. Alexander Evers è un esperto della cultura dell'antica Roma. Cannae fu un enorme shock psicologico per la mentalità romana e chiaramente la relazione con gli dei all'epoca doveva essere stata turbata. Perciò i romani cercarono un capro espiatorio. È davvero orripilante. Per quanto a noi possa sembrare orribile seppellire una persona viva, per i romani non era così. Serviva a ricompattarli e li portò di nuovo a unirsi attorno alla causa comune, che era la guerra contro Annibale e Cartagine. I romani stavano riscoprendo la loro determinazione implacabile. Negli anni che seguirono la sconfitta di Cannae, la guerra con Cartagine si estese a tutto il mondo antico, in un gioco al gatto e al topo, con aspre battaglie per terra e per mare.
Mentre Roma conduceva disperate azioni di guerriglia in Italia per impedire che Annibale attaccasse la città stessa, i generali romani prepararono un piano per destabilizzare il vasto impero cartaginese. Nel 210 a.C. lanciarono un contrattacco nel dominio principale di Cartagine, Liberia. Per Scipione questa era un'opportunità per salire di rango. Un uomo unico, tanto coraggioso da accettare un incarico che molti consideravano una condanna a morte: guidare le truppe di Roma nell'odierna Spagna. Scipione aveva appena 25 anni quando assunse il comando delle legioni romane in Spagna e quasi immediatamente ebbe la meglio sui cartaginesi, catturò molti nemici e occupò città. Ma lo fece con una combinazione di astuzia e pura crudeltà che sarebbe diventata caratteristica delle guerre romane. Questa è Iliturgi, in Andalusia, dove sorgeva una città che venne attaccata da Scipione nel 206 a.C. Qui ci sono dei reperti straordinari che ci stanno dando una nuova lettura di come i romani respinsero l'attacco dei cartaginesi, riprendendo il controllo della città. Un gruppo di archeologi spagnoli, guidato da Juan Pedro Belón, ha appena scoperto nuove prove affascinanti che collegano direttamente Scipione a uno sterminio di massa compiuto ai danni della popolazione civile di Iliturgi. Questa era una tipica città iberica. In questo momento ci troviamo nell'area urbana della città. E avete trovato prove di un massacro? Sì, certo, ne abbiamo trovate tantissime. Caspita! Se mi seguite le mostro. Iliturgi un tempo era una città fiorente, ma gli abitanti commisero l'errore di schierarsi con i cartaginesi durante le guerre puniche. Per Scipione questo tradimento meritava la punizione estrema. La squadra di Juan Pedro sta rinvenendo prove di un selvaggio attacco dei romani. Spiegami cosa abbiamo sul tavolo. Per esempio, questo è un chiodo di ferro di una caliga romana. Sono chiodi delle calzature romane? Sì. È davvero significativo, perché le calzature chiodate sono tipiche dei romani. Sì, e reperti di questo genere ci consentono di seguire il percorso dell'esercito romano. Giusto. Sono molto utili per noi. Affascinante. Invece questa è una tipica arma romana, orribile e atroce, vero? Sì, in questo caso apparteneva all'artiglieria romana. È la punta di un dardo di una balista. Sì, sì, sì. Pensiamo che Scipione arrivò qui con armi con le quali era sicuro di distruggere la città. Forse non dovrei chiederlo, ma vedo che lì c'è un anello. Potrei provarlo, me lo permetti? Certo, fa pure. Ti ringrazio. Di cosa è fatto? È di bronzo. Oh, è fantastico. Quindi questa è la prima volta che viene indossato dopo 2200 anni. Sì. È una cosa minuscola. Eppure ci dice tantissimo, perché ci parla degli abitanti del posto che stavano subendo l'invasione di eserciti stranieri che usarono il loro territorio come campo di battaglia. Pensiamo che fu commesso una sorta di genocidio da parte dei romani, perché non troviamo tracce di popolazione in questa zona dopo l'assedio. Quindi la popolazione di qui è stata cancellata? Sì, probabilmente l'80-90% della popolazione è stato sterminato. Le prove trovate da Juan Pedro e dalla sua squadra sono inoppugnabili. Nello stesso momento storico in cui le armi romane compaiono in questo sito, quasi ogni segno di vita e Iliturgi scompare dai documenti archeologici. Fa riflettere il fatto che Scipione, uno dei più grandi eroi romani, fu capace di massacrare a sangue freddo uomini e donne che avevano osato sfidare Roma. Sentite cosa scriveva lo storico Tito Livio su questa battaglia. L'intento non era né di fare prigionieri, né di razziare e basta. Massacrarono indistintamente gente armata e disarmata, le donne come gli uomini. Spinti da una rabbia crudele, trucidarono persino i bambini. Provavano gusto nel distruggere ogni traccia della città e nel cancellare la memoria stessa dei loro nemici.
Le parole di Tito Livio ci colpiscono nel profondo, ma finora non siamo riusciti a verificarle. Tuttavia, questi reperti ci dicono che qui vennero compiute delle atrocità. La notizia del massacro si diffuse molto rapidamente e questa, di fatto, diventò una delle armi più efficaci dei romani. La paura. Il messaggio era chiaro. Non si scherza con Roma. O sei con lei o sei contro di lei. Si può considerare una delle prime forme di terrorismo di Stato. Le sanguinose vittorie di Scipione in Iberia fecero di lui la grande speranza di Roma di sconfiggere Annibale e gli eserciti di Cartagine. La feroce lotta per l'egemonia stava per raggiungere il culmine. In uno scontro fra i due generali, non in Italia o in Iberia, bensì nelle pianure del Nord Africa. ...206 a.C. Dopo 5 anni di scontri sanguinosi, Scipione aveva sconfitto le truppe cartaginesi in Iberia, assicurando terre e risorse vitali, tra cui le miniere d'argento, alla sua madrepatria. Scipione tornò a Roma da eroe, deciso a vincere la guerra contro Annibale, il quale, 12 anni dopo aver valicato le Alpi, imperversava ancora nell'Italia meridionale. I senatori romani avevano evitato di lanciare un altro massiccio attacco contro Annibale, nel timore di ripetere l'errore di Canne. Scipione, incoraggiato dalle sue vittorie in Iberia, propose quindi un piano radicale e ardito. Avrebbe attirato Annibale fuori dall'Italia, raggiungendo il Nord Africa via mare e attaccando Cartagine stessa. Prima però, Scipione doveva ottenere l'appoggio del Senato. Ma la sua strategia rischiosissima contrastava con tutto ciò per cui l'anziano senatore Fabio Massimo si era battuto. Facendo azioni di guerriglia e temporeggiando non ci libereremo mai di Annibale. Lo andrò a colpire dove è più vulnerabile, nella sua patria. Annibale non è nella sua patria. È qui in Italia, dove dovrebbe restare anche l'esercito romano. Non in Africa per una vanagloriosa spedizione destinata al saccheggio. La mia pazienza è finita, vecchio. Il Senato mi ha chiesto di parlare con te e l'ho fatto. È tempo che i romani tornino a essere romani. Ora tocca all'Africa essere messa a ferro e fuoco! Alla fine, 2 anni dopo il suo ritorno dall'Iberia, il Senato cedette. Scipione salpò per l'Africa. Cartagine stessa era minacciata direttamente. Annibale fu costretto a rientrare in patria. Il piano audace di Scipione sembrava funzionare. E nell'ottobre del 202 a.C., sulle pianure di Zama, nell'entroterra, a circa 130 km da Cartagine, i due eserciti si trovarono di fronte. Scipione aveva portato Annibale esattamente dove voleva. Tutto era pronto per uno scontro decisivo tra Roma e l'antica potenza di Cartagine. La battaglia di Zama fu una formidabile resa dei conti tra Annibale e Scipione. Entrambi avevano già combattuto. Eppure si incontrarono. Pare che si parlarono prima della battaglia di Zama. Ciò ha favorito l'idealizzazione romantica della guerra antica. Sono come i capitani di due squadre che si stringono la mano prima di una partita. E anche se stavano facendo questo per le loro rispettive civiltà, quella era un'epoca in cui la gloria personale contava moltissimo. Assolutamente sì, era la cultura guerriera. Questi due grandissimi generali volevano incontrarsi faccia a faccia, magari solo per il gusto di sfidarsi guardandosi negli occhi, chi lo sa. Ma è una cosa davvero notevole che ebbero un incontro privato prima di questa battaglia tra i due schieramenti, finale e decisiva.
Pace certa o incerta speranza di vittoria? La prima te la offro io adesso. La seconda sarebbe nelle mani degli dèi. Ecco le mie condizioni. Devi consegnare te stesso e la tua patria nelle mie mani. Peggio per te. La battaglia che seguì questo incontro leggendario sarebbe durata un solo giorno e avrebbe stabilito se Roma aveva l'astuzia e la volontà per coronare le sue audaci ambizioni di sconfiggere la potenza che fino a quel momento aveva dominato nel bacino del Mediterraneo. Come chiarisce Tito Livio, la posta in gioco non poteva essere più alta. Se avessero vinto, sarebbero stati vincitori non per un giorno solo, ma per sempre. L'indomani, prima dell'imbrunire, avrebbero saputo chi tra Roma e Cartagine avrebbe trionfato. Giacché non l'Africa né l'Italia, bensì il mondo intero sarebbe stato il premio per la vittoria. Il pericolo sarebbe stato pari al premio per chi fosse rimasto sconfitto. Questo scrive Tito Livio 200 anni dopo Zama. Questa famosa battaglia resterà impressa nell'immaginario dei romani. Ma sono assolutamente convinta che già all'epoca tutti realizzarono quanto fosse cruciale. Era il culmine di un conflitto altalenante durato 50 anni tra le più grandi potenze del Mediterraneo. E a Zama il vincitore avrebbe davvero preso tutto. I due grandi eserciti erano uno di fronte all'altro. Annibale aveva 36.000 uomini. Scipione, 30.000. Ma Scipione aveva un vantaggio grazie a una magistrale mossa politica. Una delle cose che Scipione impara da Annibale è a utilizzare soldati di altri popoli e a usare degli specialisti. C'erano i numidi nordafricani, con i loro superiori reparti di cavalleria, con i loro giavellotti e gli agili e veloci destrieri, che erano stati determinanti in tutte le campagne condotte da Annibale per 16 anni in giro per l'Italia, e adesso combattevano per Scipione. E va ricordato che i romani vinsero questa battaglia non solo perché usarono la forza, ma anche il cervello. Negli anni avevano portato dalla loro parte i numidi. La diplomazia era stata importante tanto quanto la forza militare. Sì, i ruoli si erano invertiti. Erano stati l'arma segreta di Annibale ed erano passati a sostenere Scipione. Grazie allo storico Polibio, abbiamo un resoconto del discorso che ciascun generale fece alle proprie truppe. Soldati, se batterete i vostri nemici, guadagnerete per voi stessi e per la vostra madre patria il comando indiscusso e la sovranità sul resto del mondo intero! Questo è il giorno per confermare la vostra fama di soldati invincibili! Combattete coraggiosamente! Fatevi onore con le armi e siate orgogliosi di essere un esercito che non ha mai e poi mai conosciuto la sconfitta! All'attacco! La cavalleria numidica di Scipione attaccò immediatamente lo sparuto drappello di cavalieri di Annibale, inseguendolo nel deserto.
ma questa manovra fece perdere temporaneamente il vantaggio di Scipione sul campo di battaglia. I due eserciti si scontrarono quasi alla pari. La fanteria romana era superiore per disciplina e addestramento, ma i cartaginesi combattevano disperatamente per salvare la loro città. Poi Annibale ordinò a una parte delle sue truppe di uscire dalle ali, nella speranza di accerchiare i romani, proprio come aveva fatto a Canne. Non lasciateli passare! All'attacco! Fino ad allora le forze di Scipione avevano tenuto testa a un esercito più numeroso, ma all'improvviso vennero accerchiate dai cartaginesi, si scontrarono con l'elite di Annibale, veterani avvezzi alle battaglie che Annibale aveva tenuto nelle retrovie per il colpo letale. La mossa di Scipione nelle fasi successive avrebbe deciso la sorte dei due imperi. La battaglia di Zama infuriava. Lasciateli passare! E la fanteria romana stava per soccombere. Ma Scipione teneva duro. Carica! Coraggio! Coraggio! Vittoria! Poiché la cavalleria romana ancora non rientrava, Scipione inviò rinforzi al centro del campo di battaglia. Forza! Avanzate! Serrate le fila! Coraggio! Dove i veterani scelti di Annibale minacciavano di stroncare la resistenza romana. Andiamo! Il centro deve resistere! Le nostre truppe più valorose sono lontane! Spingete! Le forze di Scipione stavano per cedere, quando la fortuna iniziò a girare. La battaglia infuriava fin dall'alba. Nel primo pomeriggio la cavalleria numidica rientrò e caricò le forze di Annibale alle spalle, accerchiando le sue truppe. Proprio come 14 anni prima a Canne, Annibale aveva accerchiato le forze di Roma. Scipione riportò una vittoria incredibile. 20.000 soldati cartaginesi giacevano a terra morti. L'esercito di Annibale era stato completamente annientato. Roma ha vinto! Annibale, scampato all'Eccidio, si era diretto verso Cartagine, una città che non vedeva da 36 anni. Era sopravvissuto,
ma aveva visto Roma umiliare la sua un tempo orgogliosa madrepatria. Scipione sapeva cosa significava questa vittoria. Si era affermato come il generale più valoroso di Roma e aveva cambiato gli equilibri di potere nel Mediterraneo. I cartaginesi non avevano altra scelta se non implorare la pace. Sapevano che l'alternativa era l'annientamento. Cartagine venne costretta a versare un'indennità di guerra di 10.000 talenti, pari a circa 250 tonnellate d'argento, e a consegnare tutte le sue navi da guerra, tranne 10. Le condizioni imposte da Roma stroncarono Cartagine. Non sarebbe stata mai più una grande potenza. Anni dopo, nel 146 a.C., le legioni romane guidate dal nipote di Scipione rasero al suolo Cartagine. L'intera popolazione venne massacrata o fatta schiava. Le sofferenze furono senza dubbio atroci. Uomini e donne vennero impiccati, sventrati, stuprati, decapitati. E i romani scrissero la storia da vincitori, dipingendo i civilizzati cartaginesi come dei barbari selvaggi che non meritavano alcuna pietà nella sconfitta. In quello stesso anno, Roma saccheggiò anche la città greca di Corinto, facendo propria la cultura greca. Questa vergognosa ferocia e la cinica mitizzazione erano essenziali. Era il trionfalismo di un popolo impegnato in un enorme progetto imperiale. Ed è ciò che per me rende questo giorno tanto cruciale. La vittoria di Scipione su Annibale segna un punto di svolta nella storia di Roma. Un'influente città-stato diventa un'inarrestabile potenza imperiale. Con la sconfitta di Cartagine, in quel giorno crudele sulle pianure di Zama, vediamo anche che cominciano ad emergere alcuni tratti salienti dell'impero romano. Una fede incrollabile nel suo diritto di governare, una determinazione spietata nel vincere a ogni costo e un'identità complessa che esalta l'onore e la dignità, ma al tempo stesso fomenta campagne di violenza e di terrore. Benvenuti nel nuovo e impavido mondo dei Romani.